Rispetto ai dati di ieri sera non ci sono grosse variazioni, se non purtroppo l'identificazione della persona deceduta che, contrariamente a prime notizie, è una donna italiana di 31 anni, la signora Sirabella Eleonora, che era proprio di Ischia. Il numero dei dispersi è sostanzialmente quello, anche se appunto si sta verificando, fortunatamente oggi il tempo ci aiuta di più e quindi si sono messe in moto tutta una serie di ulteriori attività. I feriti, ci tengo a dirlo, a ribadirlo, perché sento numeri diversi da quelli che già ieri noi avevamo dato, sono complessivamente quattro, di cui uno già avevamo anticipato ieri in condizioni più gravi, trasportato al Cardarelli. Le abitazioni coinvolte al momento dovrebbero essere 15. Come vi dicevo, c'è uno sforzo collettivo di ausilio di mezzi, strumenti di vario tipo, anche estremamente, diciamo, attuali e moderni. Quindi, ovviamente oggi, con l'ausilio del tempo, in queste ore verranno intensificate tutte le attività. Speriamo anche di avere buone notizie sui dispersi.